Il Messina conquista la vittoria numero 1000 della sua storia e resta saldamente al comando della classifica di Serie D con 3 punti di vantaggio sul Cosenza. La squadra di Catalano è un diesel ed esce alla distanza, passa in vantaggio al 16° grazie a un calcio di rigore concesso per l'atterramento di Parachi da parte del netino Prestigiacomo. Dal dischetto trasforma Giorgio Corona che realizza la sua 11ª marcatura stagionale tra campionato e Coppa Italia, riscattando così il penalty fallito contro il Licata. Il Noto non sta certo a guardare ed affronta la capolista a viso aperto, anzi al 25esimo Lago Marsini in tuffo respinge la conclusione di Astarita. Gli ospiti continuano a spingere e creano ancora una buona occasione con Merito. La capolista si conferma una squadra solida e con finizione in raddoppio con una strepitosa marcatura di Savanarola, tiro dalla distanza, pallone sotto l'incrocio della porta difesa dall'incolpevole Bezzani. 11esima rete in stagione anche per lui, considerando le 9 reti siglate con la maglia del Paternò. Messina vicino al Tris con Re Giorgio Corona al 39esimo e al 41esimo, ma sarebbe un passivo troppo pesante per i netini. Nella ripresa l'unica vera occasione è di Parachi con una conclusione dalla distanza respinta in tuffo dal portiere ospite Vezzani. Poco altro da segnalare se non i cambi, 2 per il Noto, Ruiz ex del Messina ed Accetta che prendono il posto di Pignatta ed Esposito. Solo 1 per il Messina con Cocuzza che rileverà Corona in settimana votato su Facebook calciatore più amato della Serie D. A questo punto della stagione sembra ormai chiaro che Messina e Cosenza faranno una corsa a due per la conquista della Lega Pro.